Ciao a tutti! No, scusate, sto ancora ridendo perché mio marito mi fa ridere, perché è lui il cameraman, ogni tanto, quindi mi fa ridere. Comunque, passiamo alla ricetta di oggi. Oggi prepariamo insieme delle piccole polpettine di patate tonno, una ricetta facilissima con degli ingredienti che trovate sempre in dispensa o in frigorifero. Vanno bene come aperitivino, specialmente alla sera, arrivano dei vostri amici, preparate quelle e sono di sicuro successo. Ok, adesso passiamo agli ingredienti e ci facciamo questa ricettina insieme. Per le mie polpettine per 4 persone occorrono 600 g di patate, un uovo, un bel mazzetto di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, 100 g di olive nere, 50 g di capperi, 300 g di tonno, potete scegliere o al naturale o sott'olio, ben sgocciolato, io l'ho usata al naturale, del sale, del pepe e dell'olio per friggere. Poi per la panatura occorrono 2 uova e del pane grattugiato, quanto basta. Adesso andiamo a prepararle. Ho già lessato le patate e adesso le taglio a pezzettini e le metto dentro del passaverdura, non lo schiacciapatate perché l'ho scassato. E quindi questa è un'ottima alternativa. E vado a schiacciarle. Faccio così con tutte le patate. Adesso aggiungiamo il tonno, pepe, un po' di sale, dopo andiamo a regolarlo perché lo assaggiamo, e l'uovo. Iniziamo a mischiare per bene e poi facciamo il nostro trito con l'erba, il prezzemolo, l'aglio, olive e capperi. Eccolo qua, ho tritato tutti gli ingredienti grossolanamente. I capperi, visto che erano sotto sale, li ho sciacquati dal sale in eccesso e strizzati. Adesso prendo e vado a mettere tutto nel composto di patate e tonno. E andiamo a amalgamare bene tutti gli ingredienti. Prepariamo adesso la panatura. Prendiamo il pane grattugiato e lo mettiamo qua. Poi prendiamo le uova e andiamo a metterle in un piatto. Okay. E adesso andiamo a preparare le polpette. Le uova ovviamente le andiamo a sbattere. Prendiamo poco impasto perché, come vi ho detto, io le voglio fare piccoline. Una cosa, mi raccomando, assaggiatele sempre per vedere se sono giuste di sale e di pepe. Ecco, questa è la forma che vi do io. Poi le passiamo nell'uovo. Con una forchettina, poi le mettiamo nel pane grattugiato. Così, giriamole bene, compattiamola e la mettiamo qua. Facciamo così con tutte. Prima di friggere le mie polpette le ho messe mezz'ora in frigorifero. Olio ben caldo, adesso ne mettiamo non troppe alla volta, un 4-5 e via. Andiamo a friggere. Eccole qui le mie polpettine tonno e patate, vedete, bellissime, piccole come fine del frigo, come vi ho detto. Con l'impasto che vi ho dato ne vengono all'incirca una trentina. Aspettate che adesso l'assaggio una per vedere com'è. Buonissimo, guardate anche all'interno, fantastica. Fatemi finire perché scottano, l'ha penetrato dalla padella. Ok, se questa ricetta vi è piaciuta, like, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanella per avere tutte le notifiche delle prossime ricette che farò. Ciao, alla prossima, continuo a mangiare la mia polpetta.